Spazio ora alla campagna della nostra testata sul tema della sicurezza sul lavoro. In Veneto diversi corsi sulla prevenzione. Vediamo con Beppe Giulietti e Claudio De Zan quello promosso da Confartigianato Treviso. Sarà sui 30 più o meno, 25, 30, facciamo 30, prendiamoci un po' larghi sempre. Questi alcuni momenti di uno dei corsi promossi dalla Confartigianato di Treviso, in questa occasione dedicati alla corretta gestione dei muletti o carrelli elevatori, alle modalità di carico, al loro utilizzo all'interno e all'esterno degli impianti produttivi. Una cosa che capita più spesso è far retromarcia quel carrello senza guardare, ad esempio, perché quando sono arrivato io non c'è nessuno, faccio retromarcia e il rischio è proprio quello di investire qualcuno e capita purtroppo anche spesso. I corsi hanno coinvolto nella sola marca trevigiana quest'anno oltre 4.000 persone suddivise in 250 corsi. L'obiettivo è quello di diffondere una cultura della prevenzione e di ridurre i fattori di rischio. E a giudizio della Confartigianato i primi risultati sarebbero già stati confortanti. Gli infortuni sul lavoro dal 2008 al 2013 sono calati del 30% e in modo particolare volevo sottolineare, anche per valorizzare il ruolo di Confartigianato Formazione, che Treviso è fra le ultime per meno infortuni della provincia del Veneto. Naturalmente sulla riduzione dei decessi e degli infortuni, e non solo nel Veneto, incide anche la riduzione dell'occupazione. Ma certamente la strada della prevenzione è quella da percorrere. Quando ho iniziato a lavorare non conoscevo la parte teorica e di conseguenza ci si porta avanti degli errori che questi corsi ti permettono di superare.